Benvenuti. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo webinar sull'intelligenza artificiale. Io sono Michela Di Pitonto di Formespia e oggi vi accompagnerò in questo webinar. Teniamo qualche minuto in modo da accogliere tutti i partecipanti che sono in attesa, si stanno collegando. Nel frattempo vi parlo di questo ciclo di formazione sull'intelligenza artificiale che abbiamo pensato di progettare proprio per dare modo ai dipendenti della pubblica amministrazione di approfondire questo tema e di approfondire appunto quelli che sono gli strumenti dell'intelligenza artificiale che appunto abbiamo voluto proprio mettere al plurale proprio per evidenziare che ci sono diversi tipi di intelligenza artificiale e presentare anche quelli che sono gli scenari che si stanno aprendo in Italia, nonché i casi d'uso e le possibili prospettive future. Infatti, l'obiettivo di questo ciclo di webinar è proprio quello di diffondere una cultura digitale in tema di intelligenza artificiale, per riflettere su quello che sta accadendo oggi, ma anche sul possibile futuro. E accompagneremo sempre in questo ciclo di webinar anche delle esperienze, quindi per dare tangibilità a quello che sta avvenendo, sempre in un'ottica comunque di un po' umanistica, insomma, di come noi uomini, insomma, in qualche modo la nostra intelligenza può collaborare con quella artificiale, la vediamo insomma in questo modo sinergico in questo momento, insomma, quello che sta avvenendo sull'intelligenza artificiale, quindi uomo ma anche macchine. Il ciclo, appunto, come vi dicevo, è composto da tre webinar. Il primo è quello di oggi, che riguarda l'introduzione all'intelligenza artificiale. Abbiamo sempre di giovedì, quindi il 20 giugno, il prossimo webinar, applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale, come funziona e come utilizzarla, dove avremo anche degli interventi specifici, in particolare avremo la Regione Puglia e anche il punto di vista giovanile di un gruppo, in particolare di una studiosa che si occupa di intelligenza artificiale, poi tutti i programmi li potete vedere su Eventi PA. E poi concluderemo il 27 giugno con l'intelligenza artificiale nei servizi pubblici per dare diciamo una visione di contesto e anche di prospettive future. E in questo caso avremo Agid come ospite, che come sappiamo ha introdotto il tema dell'intelligenza artificiale nel piano triennale. Tutti questi eventi si svolgeranno dalle 12 alle 13:30. Abbiamo voi che siete, diciamo, che state partecipando a questo webinar, già siete iscritti a tutti e tre i webinar, quindi vi aspettiamo anche per i prossimi. Siamo andati in overbooking perché sappiamo che l'intelligenza artificiale, insomma, è un tema molto caldo in questo momento. Valutiamo appunto a seconda delle partecipazioni di oggi se aprire ulteriormente le iscrizioni, quindi se conoscete qualcuno magari che non è riuscito a iscriverci, probabilmente tra oggi e domani apriremo un altro ristretto gruppo, insomma, la possibilità di iscriversi. Il programma di oggi, vediamolo subito, appunto l'accoglienza fatta da me, poi abbiamo Sergio Talamo, sempre del Formez, che farà una introduzione al ciclo, ma anche al tema di oggi. Poi seguirà l'intervento di Gianfranco Andreola, invece, che ci farà una panoramica su quelle che sono le intelligenze artificiali e quindi un minimo di teoria e pratica su quello che sono le intelligenze artificiali, proprio per prepararci, insomma, effettivamente a conoscere questo tema e le sue sfaccettature. E poi avremo un intervento di Santino Luciani, sempre di Formespia, che ci presenterà un'esperienza di un progetto, il progetto FAST Piccoli Comuni, nel quale è stata applicata l'intelligenza artificiale. E finiremo invece con CSI Piemonte, con Maurizio Gomboli, che ci presenterà cosa sta facendo il CSI, come soluzioni, diciamo, tecnologiche avanzate per le pubbliche amministrazioni. Poi lasceremo spazio alle domande e alle risposte. Infatti, vi invito a usare la chat per conversare, quindi per i saluti e quant'altro, e usare invece la funzione specifica di domande e risposte che trovate in basso, per porre le domande ai relatori, perché siete molti e quindi in questo modo ci aiuta a gestire al meglio le vostre domande.
Vi dico subito che la registrazione e le slide di questo evento condivise dai relatori verranno pubblicate su Eventi.pa sulla stessa pagina dell'evento dove vi siete iscritti. Quindi adesso vedo che siamo oltre 600, quindi visto che il programma è molto serrato, direi di cominciare subito, quindi do la parola a Sergio Talamo di Formespia. Grazie, Sergio. Interrompo la mia condivisione. E a questo punto puoi condividere tu, perfetto. Vediamo le slide, grazie. Non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Ok, Ok, mi sentite? perfetto. Perfetto. Sì, Bene, grazie. io, grazie Michela. Noi siamo molto lieti di avviare questo ciclo di webinar che rientrano pienamente nella missione del Formez, una missione di trasferimento di conoscenza, di condivisione e anche, se mi permettete di introdurre il tema, di apprendimento, perché l'intelligenza artificiale gioca il suo successo sulla capacità di apprendere. Noi apprendiamo costantemente dai contatti che abbiamo con i colleghi e con tutto il mondo pubblico. Del resto l'intelligenza artificiale oggi è anche un protagonista delle policy pubbliche. Il ministro Zangrillo ne ha parlato più volte, recentemente anche al Forum PA, dandogli un'importanza positiva e propositiva e non vedendola quindi in una forma esclusivamente difensiva, come spesso a volte accade, in modo a mio parere ingiustificato, e ne parleremo in questa mia breve introduzione. L'ho chiamata infatti seme di un nuovo mondo, per distinguerla da tutte le altre tecnologie che in passato abbiamo messo in campo e che ci hanno portato, per esempio, vedete questa piccola icona dei social. Con i social noi avevamo costruito una possibilità oggi anche molto importante, sia per la nostra vita sia per le politiche di comunicazione pubblica. Io sono tra i fondatori di Pia Social, che è una struttura che si occupa di questo e quindi so quanto sia importante. Ma la novità dell'intelligenza artificiale, persino rispetto al mondo social, è l'assenza di barriere d'ingresso, nel senso che noi, anche un bambino, può entrare dentro questo nuovo mondo con la possibilità di dire la sua, di utilizzare questo mezzo, di migliorarlo attraverso i suoi input. E su questo il punto fondamentale dell'intelligenza artificiale, appunto, non è la certezza, non è il cervello elettronico che risolve tutti i problemi, ma un alimentatore di soluzioni, ma anche di dubbi. Questo è il punto chiave, e in questa slide ho messo in evidenza proprio gli approcci che oggi noi possiamo sperimentare, dall'antico apocalittice integrato, con cui Umberto Eco un qualche decennio fa accostava, cioè metteva a confronto i diversi approcci rispetto al nuovo mondo, ai dibattiti che oggi ci sono. Guardate questo convegno a cui partecipa Padre Benanti, che è il coordinatore del gruppo per l'intelligenza artificiale di Palazzo Chigi, Dio, noi e l'intelligenza artificiale, l'etica degli algoritmi. E poi c'è un concetto che ha espresso di recente il presidente del Formez, Giovanni Anastasi, che in un'intervista al Forum PA ha detto: quello che è davvero importante dell'intelligenza artificiale è che risolve dei dubbi, ma costantemente ne crea altri. Quindi si ricollega a quel concetto espresso da Goethe. Crea dubbi. Cosa vuol dire che crea dubbi? La storia dell'intelligenza artificiale è sostanzialmente un percorso di crescita nel dubbio. Nel 1950 vi è un famoso test in cui Alan Turing mette in evidenza che l'intelligenza artificiale può ingannare l'uomo perché ragiona come lui. Poi vi sono i ricercatori del 56, di centri americani, che creano delle macchine in grado di fare cose che potrebbero essere fatte dagli uomini. Poi c'è un famoso episodio che forse sul piano del patto mediatico vale più del test di Turing. Nel 96 il grande scacchista russo Garry Kasparov viene battuto da un computer Deep Blue che arriva a processare 16 miliardi di mosse al minuto. I computer continuano anche negli anni successivi a sfidare e battere gli uomini, fino ad arrivare a una definizione molto interessante, come vedete, creazione di software per computer che ragiona e impara dal mondo che circonda. Il punto chiave è uno strumento che impara da se stesso. È una cosa che, ad esempio, non hanno fatto mai le tecnologie fino a 10 anni fa, fino a 15 anni fa, le tecnologie non potevano darci delle soluzioni, da quelle più elementari come, non so, una lavatrice o una lavastoviglie, fino a quelle più evolute, ma non erano in grado di migliorarsi attraverso il contatto con l'uomo. E arriviamo quindi a questo concetto del Parlamento europeo del 2023, macchina capace di mostrare capacità umane, qual è il ragionamento?
l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. Ed ecco quali sono i due paradigmi di fondo su cui Gianfranco Andriola tra breve si esprimerà. L'intelligenza artificiale che è chiamata IoT, cioè il rapporto con l'Internet of Things che interviene quindi in usi quotidiani e possibili, e noi possiamo trarre dalla nostra esperienza quotidiana questi esempi, da Alexa al GPS a tanti altri strumenti che entrano nello shopping, nella traduzione automatica, nei motori di ricerca. Ma la GenAI, cioè l'intelligenza generativa, io qui ho usato una frase volutamente, insomma, in onore alla mia professione e formazione giornalistica, una specie di titolo, prompt, si parte attraverso i prompt, che sarebbero la nostra domanda, il nostro modo di impostare il rapporto con questo strumento. Noi arriviamo, vedete, il machine learning ci dà la possibilità a questo strumento di, a sua volta, di interloquire, di migliorarsi, di dirci cosa vogliamo di meglio, e quindi si crea un mondo completamente nuovo con il linguaggio naturale che l'intelligenza artificiale ha raggiunto anche attraverso il sistema che è chiamato multimodale, cioè parlare, rispondere a testi, ma anche produrti immagini, anche produrti video, insomma tutto quello che la multimedialità ci ha insegnato in questi anni. Chi c'è in campo oggi? Di questo non parlerà Gianfranco, quindi un breve cenno lo faccio io. Vedete i principali player, quindi da Meta con il suo Llama, e di recente sono stati lanciati degli occhiali, dei semplici occhiali da sole con cui l'intelligenza artificiale può guidarci in qualsiasi esperienza nel mondo. Non parliamo del metaverso, quindi un'esperienza immersiva di un mondo parallelo, parliamo di occhiali che ci possono dire mentre camminiamo cosa stiamo vedendo, ci possono dare dati, informazioni, possono dialogare con noi. Poi vi sono soprattutto Copilot di Microsoft, Gemini di Google, ChatGPT, che è arrivato già alla versione 4.0 e siamo verso il 5, e Claude di Anthropic. Questi sono i principali strumenti, ma esiste anche un'esperienza italiana che mi fa piacere citare, che nasce da una collaborazione fra Cineca e Genius, e compete con i colossi internazionali, presentata qualche mese fa. Speriamo di non dimenticare l'Italia, di non diventare, come in altri campi, soltanto dei discepoli di altre soluzioni informatiche. Come funziona nella pubblica amministrazione l'intelligenza artificiale? Questa è la sua autodefinizione. Guardate com'è interessante e anche ambiziosa di se stessa. Dice che può aiutare la PA a migliorare l'efficienza, la qualità dei servizi e l'esperienza utente, perché comprende e genera testo in modo autonomo e può essere utilizzato in molte applicazioni diverse. Qui c'è un esempio del primo ospedale sul metaverso, zona Brescia-Bergamo, che consente delle applicazioni che non posso approfondire in questo campo, ma che sono assolutamente straordinarie per ciò che riguarda la possibilità della gestione domiciliare di alcuni servizi. Poi vi sono gli avatar, gli assistenti virtuali, come ad esempio io ho scritto un articolo di recente per un blog, Affidati, è un assistente virtuale, lo ha presentato, come vedete, raccontando tutto. L'altra assistente virtuale ha presentato di recente un consiglio di amministrazione del Formez. Vi è ad esempio Camilla, che è l'assistente virtuale del CSI, poi il collega Giomboli interverrà dopo. Esistono anche altre immagini, come vedete, di queste figure che sono senz'altro utili nell'ambito professionale. Vi è in campo un dibattito, il nostro non sarà senza dubbio un ciclo sull'algoretica, cioè sull'etica dell'intelligenza artificiale, però voglio citare quello che sta avvenendo, perché Elon Musk con altri 1.000 esperti nel marzo 23 chiese un'interruzione, fermiamoci, perché c'è un rischio per la società e l'umanità. In realtà non solo non si sono fermati, ma un anno dopo, nell'aprile 2024, siamo a 200 miliardi di investimenti delle big tech con un metodo prova e sbaglia, per cui molto spesso noi ci troviamo di fronte a innovazioni che siamo noi stessi chiamati a testare per arrivare prima degli altri. Abbiamo visto prima che sono in campo tutti, da OpenAI a Microsoft, da Google a Meta e ad Amazon e tutti quanti, quindi loro praticamente testano delle nuove funzionalità attraverso un lancio prematuro. Questo giusto per capire in che modo ci muoviamo. Poi esistono tanti altri problemi. Cosa vuol dire che l'intelligenza artificiale può essere un pericolo? Può essere un pericolo perché l'ha spiegato padre Benanti, dicendo che con Large Language Model, con il fatto di aver buttato tutto il web dentro un calderone in cui poi un software impara e risponde, ha creato una funzione che è l'inside neglect, che
Quando il trasferimento è avvenuto il trasferimento da GPT-3 a GPT-4, ha dato una risposta assolutamente impensabile, cioè è diventata capace di passare gli esami della correttezza della risposta. Quindi qualcosa che crea un surplus di intelligenza che ha portato alcuni a pensare che ci sia bisogno di un guardrail etico, cioè in sostanza qualcosa che ci consente di evitare che questi sistemi straripino e vadano oltre le nostre possibilità di gestione. Quindi è qualcosa che non è stata spiegata, perché è evidente che se io do ad una persona 100 elementi, sbaglierà magari 30 volte, se gliene do 100.000 sbaglierà di più. E invece l'Einstein Eaglet ha dimostrato di essere in grado di migliorare. Oggi siamo a un livello di errore del 3%, è stato stimato nelle risposte dell'intelligenza artificiale. E chi pensa che questo sia un livello alto, lo inviterei a dirci quanti siano invece gli errori umani che ci possono essere in qualsiasi attività che noi svolgiamo, sicuramente più alti. Quindi concludendo anche affidandosi a Gandhi, ma non solo a lui, se noi riusciamo a mantenere il decisore, il valutatore nell'ambito di un uomo che non arriva a copiare e incollare, ma a imparare appunto dai suoi prompt, dalle risposte. Se voi sperimentate l'intelligenza artificiale, sarete rimasti stupiti dall'utilità della gentilezza. L'intelligenza artificiale, al contrario di quanto avviene a volte nelle relazioni umane e professionali, risponde meglio se tu sei gentile, risponde meglio se gli spieghi bene le cose, ci riabitua a pensare, ci riabitua a sapere bene cosa vogliamo, al contrario delle query dei motori di ricerca che spesso buttiamo nel mare e vediamo cosa esce fuori. Invece l'intelligenza artificiale ci riabitua a focalizzare la nostra domanda e quindi ad avere dal nostro interlocutore, il vicepresidente di Microsoft ha definito un partner con cui fare brainstorming e con cui costruire delle storie. Una frase che mi piace moltissimo, perché questo vedo io nella mia vita quotidiana. È un partner che mi aiuta ad avere uno scambio, a darmi delle soluzioni, a darmi delle idee, ma naturalmente devo essere sempre io quello che inizia e quello che finisce. E quindi ho coniato nel mio piccolo un passaggio dall'IA all'IE, cioè una intelligenza che sia capace di essere etica ed empatica. Con questa introduzione, che è una cornice ma anche un'informazione su quello che si muove nel mondo delle big tech, io mi fermo e lascio la parola a Gianfranco. Grazie mille Sergio, grazie a tutti voi davvero di esservi iscritti, di partecipare a questo webinar. Prendo un istante per condividere le mie slide. Ok, datemi solo un attimo. Si dovrebbe vedere tutto, lo si dovrebbe vedere a schermo intero. Michi, confermi? Sì, solo vediamo un rettangolo grigio. Ok, adesso non più. Clicca ancora lì. C'è un rettangolo grigio che disturba un pochino la visualizzazione. Però va bene, non importa, è in alto, diciamo, Ok, possiamo andare avanti. perfetto. Ancora grazie a tutti di averci raggiunto. Io mi chiamo Gianfranco Andirò, lavoro Performance PA. L'idea era appunto quella di provare a chiacchierare insieme per 3 mattinate sul tema dell'intelligenza artificiale, di farlo attraverso un programma strutturato, nel senso che la nostra idea è quella di iniziare un discorso oggi che continua nel corso di altri 2 appuntamenti. Quindi oggi proviamo insieme a ragionare, a dare un po' di definizione, a capire di che cosa si tratta, di che cosa parliamo quando parliamo di intelligenza artificiale e, come accennava Michela prima, quali tipi. Proviamo a disambiguare un po', a dare un po' di definizioni. Giovedì prossimo, sempre nello stesso orario, dalle 12 alle 13.30, proviamo a guardare un po' più da vicino com'è che funziona, cioè quali sono le applicazioni pratiche, come dare a input a un'intelligenza artificiale, quali genere di output produce. E infine, a valle dell'introduzione di oggi e di un'occhiata un po' più approfondita a come che funzionano, nel terzo e ultimo webinar di questo ciclo, ragioniamo insieme rispetto a quelli che possono essere le opportunità e i rischi di questa tecnologia. Ne parlava Sergio un attimo fa, avremo modo di ragionarci insieme. Guardate, noi nel momento in cui abbiamo provato a ragionare su come impostare, non dico la didattica, quanto proprio i contenuti di questo
di questo webinar, di questo ciclo di webinar, abbiamo scelto un approccio diverso dalla classica docenza frontale, un po' diciamo, con un taglio molto didattico. Quello che ci piacerebbe fare, ed è la ragione per cui Michela nella sua introduzione rilanciava rispetto alla possibilità di chiacchierare insieme attraverso le domande e risposte, anche attraverso la chat, è quella di avviare una discussione condivisa. Proprio perché è una tecnologia a cui ci stiamo avvicinando un po' tutti in questo momento, una discussione condivisa insieme alla pubblica amministrazione, ma non solo insieme alla pubblica amministrazione, su cosa sta avvenendo adesso. E non è un caso che ad ognuno di questi webinar corrisponda l'intervento di un'altra pubblica amministrazione. Oggi abbiamo sentito Luciani di Performance, ma anche Maurizio Gombori del CSI Piemonte, proprio per portare punti di vista differenti e provare insieme ad approfondire, a provare a fare un po' il punto di quello che sta succedendo. Anche perché è un momento particolare, che è probabilmente un momento che caratterizza ogni inizio di grande rivoluzione tecnologica. Da un lato ci sono, lo diceva bene Sergio, apocalittici integrati, cioè da un lato ci sono gli integrati che raccontano favole di questo tipo, nel senso l'intelligenza artificiale ti siedi, schiacci un tasto, l'intelligenza artificiale in 2 ore fa il 95% del lavoro che faresti in 2 settimane. Dall'altro ci sono gli apocalittici che pensano che questa roba prenderà il sopravvento e ci passeremo tutti dall'altra parte a causa dell'intelligenza artificiale. Evidentemente non è vera una cosa e non è vera l'altra, la verità è molto nel mezzo, però è anche vero che è un momento in cui c'è anche un dibattito, un rilancio, anche dal punto di vista giornalistico. Che preme molto verso questi due estremi. Questa è una immagine, cioè uno screenshot preso dall'home page di Internazionale, che non è proprio l'ultimo giorno, si parla di modalità Dio dell'intelligenza artificiale. Vedete, è molto difficile trovare un dibattito equilibrato ed è esattamente quello che ci piacerebbe fare noi con questi webinar. E probabilmente una delle ragioni per cui avviene il dibattito è molto orientato da questo punto di vista, è anche perché parliamo di una tecnologia che si realizza nel momento stesso in cui la utilizziamo. Questo è un'applicazione, si chiama Midjourney, serve a fare immagini partendo da prompt testuali, cioè da richieste di testo. Vedete in alto a sinistra della slide, quella dove c'è scritto V1, sulla base dello stesso prompt, cioè sulla base della stessa richiesta del chiedere all'applicazione di fare una foto, di realizzare una fotografia di una giovane donna giapponese che ride con la luce naturale sullo sfondo, 2 anni fa rispondeva con quella immagine nel V1. Questa stessa applicazione ha avuto varie release che si sono aggiornate nel corso degli ultimi 2 anni e in questo momento l'ultima risposta di Midjourney a questa richiesta è la V6, che è quella che vedete in basso tutto a destra, dove sostanzialmente non si distingue tra una fotografia scattata e un'immagine realizzata dall'intelligenza artificiale. Capite? È molto difficile anche parlare di una tecnologia che sta, che evolve in maniera così rapida e con risultati così straordinari. Proviamo a guardare insieme un po' di definizioni, cioè a capire di che cosa si tratta, cos'è l'intelligenza artificiale. Qui, Gianfranco, scusami se ti interrompo. Siccome dimmi. noi vediamo questa fascia in alto grigia in alto, non so, prova a cliccarci sopra perché prima qualcosa, oppure se puoi riprovare a fare la condivisione, Così, perché così se c'è cambia. scritto qualcosa in alto. Così viene Ok, trascinata no, in basso adesso. è andata sotto. Se no, prova a interrompere perché se c'è scritto qualcosa sopra noi non leggiamo nella fascia adesso sta in basso. Allora, Ok, aspetta, provo a riprova. ricondividere. Perché se no è un peccato perdersi una parte delle slide. Adesso. Va in condivisione? Boh, c'è ancora, è come se avessi dietro qualcosa magari che impedisce. Ah. Ok, Non lo so. adesso ne sono scomparsi due, prova a ricliccare. Funziona? Guardate, No, c'è sempre questa fascia, adesso è in basso. Peccato, non so cos'è. posso dirvi che molto probabilmente, non so esattamente cosa sia, però probabilmente la registrazione scompare. Sono Ok, abbastanza convinto. va bene, ok. Beh, procediamo, grazie. E vi dicevo, la cosa interessante, l'aspetto interessante è che è anche la definizione che si dà intelligenza artificiale. Ne parlava Sergio nella sua introduzione. Alan Turing, il film, immagino l'abbiate visto tutti, di Imitation Game. È difficile dare una definizione di intelligenza artificiale che parta dall'aspetto più informatico. Il modo migliore per provare a raccontare di che cosa si tratta
e definire la macchina come qualcosa in grado di mostrare capacità umane nel momento in cui apprende, nel momento in cui pianifica, nel momento in cui mostra dei tratti di creatività. Vedremo più avanti che questa creatività è molto diversa da quello che normalmente attribuiamo alla creatività umana, però può essere interessante iniziare a focalizzarsi su una prima definizione per provare a capire esattamente di che cosa si tratta. L'aspetto interessante è che appunto le macchine, grazie a questa tecnologia, guadagnano un certo tipo di autonomia. Anche qui vedremo meglio di che cosa si tratta e soprattutto proveremo ad associare il tema dell'autonomia a quello della responsabilità. Nel senso, è vero che le macchine fanno il loro lavoro, ma è anche vero che è indispensabile per questo momento e probabilmente ancora molto a lungo che ci sia una supervisione di quello che avviene. Ovviamente l'intelligenza artificiale non nasce così senza una storia nel trascorso, nel senso la inseriamo rispetto a un'ipotetica mappatura di come funziona l'informatica in un angolo che si va affermando sempre di più, però chiaramente è debitrice di tutto quello che è successo in passato, cioè dalla capacità di calcolo, dalla capacità di sviluppare software performanti, dalla capacità di analizzare un'enorme quantità di dati. Una prima distinzione che possiamo provare a fare della stessa che suggerisce l'Unione Europea nella pagina dedicata all'intelligenza artificiale è quella tra intelligenze artificiali incorporate, cioè macchine autonome piuttosto che droni che si guidano da soli, e intelligenza artificiale software, cioè quella che usiamo noi attraverso i prompt e gli input che vedremo tra un istante. Ovviamente noi ci concentreremo molto di più su questo secondo aspetto di intelligenza artificiale. Ugualmente, sempre per provare a dare delle definizioni e provare a disambiguare tra i vari tipi di intelligenza artificiale, può essere interessante ragionare in questo momento tra due tipi di intelligenza artificiale differenti, cioè una con cui abbiamo a che fare da molto molto tempo, che è la cosiddetta intelligenza artificiale discriminativa, capace di elaborare grandi quantità di dati e di restituire un'opzione tra una e l'altra, e intelligenza artificiale generativa, che invece partendo dalla stessa tecnologia è in grado di restituire risultati molto diversi e certamente sorprendenti. Alla base di entrambe queste tipologie di intelligenza artificiale c'è una tecnologia che è anche una metodologia, anche una possibilità di sviluppo software che si chiama machine learning, apprendimento autonomo, in alcuni casi lo trovate come deep learning, però di base è la capacità delle macchine di apprendere partendo da dati che già esistenti. Lo vedremo meglio nel corso del prossimo webinar, però per il momento è interessante provare a capire, dare un minimo di schema e provare a capire come funziona. Da un lato ci sono i dati, molti, molti dati, dati di natura eterogenea, cioè testo, immagini, video, righe di codice, qualunque cosa possa essere letto da un'applicazione informatica. Al centro c'è il machine learning, cioè la vera e propria, quel machine learning, immaginate, è quello che c'è sotto il cofano dell'intelligenza artificiale, chiaramente con altre tecnologie che riescono ad arricchire le potenzialità della macchina. E poi ci sono gli output, cioè intelligenza artificiale discriminativa piuttosto che generativa, le vedremo meglio tra un attimo. Vi dicevo, l'intelligenza artificiale discriminativa è quella con cui abbiamo a che fare da molto, molto tempo. La homepage di Amazon, nel momento in cui l'apriamo, è in grado, con un algoritmo che c'è sotto l'applicazione, di darci dei suggerimenti di acquisto tra una cosa piuttosto che l'altra, grazie a una serie di valutazioni che la macchina è in grado di fare. Quindi l'intelligenza artificiale discrimina tra i milioni di prodotti che sono presenti su Amazon e ti indirizza verso quello che pensa possa essere più coerente rispetto allo storico dei tuoi acquisti. È la stessa cosa che fa, ad esempio, Spotify nel momento in cui ti suggerisce nuova musica da ascoltare. È la stessa cosa che fanno i nostri telefoni nel momento in cui iniziamo a digitare. Avete presente quando inizi a usare un telefono per la prima volta, i suggerimenti non sono così coerenti. Più lo usi, più la macchina apprende dal modo in cui tu quali parole utilizzi di più e quali utilizzi di meno, in grado di darti indicazioni sempre più puntuali. È la stessa cosa che fanno la maggior parte delle nostre caselle di posta elettronica nel momento in cui filtrano lo spam dalla posta regolare. Anche lì, sulla base di una serie di valutazioni, la macchina è in grado di discriminare tra una mail che reputa spam e una mail invece che può essere interessante e quindi mostrarci la home page.
ugualmente quello che avviene nel momento in cui sblocchiamo i nostri telefoni, i nostri PC con l'immagine del nostro volto. Anche qui il software fa una serie di valutazioni ed è in grado di discriminare tra chi davvero può accedere alle impostazioni di quel telefono piuttosto che chi non può farlo. Quindi l'intelligenza artificiale discriminativa sostanzialmente non è altro che algoritmi molto molto forti che chiaramente col corso del tempo sono diventati sempre più in grado di cogliere quelle che sono le contingenze, il contesto e quindi di offrirci sempre spunti più puntuali. Da qualche tempo a questa parte, direi da un annetto circa, però di fatto forse il dibattito vero e proprio è iniziato ad aprirsi subito dopo l'estate con la prima release di ChatGPT, che è stata la prima volta con cui abbiamo davvero iniziato a parlare con le intelligenze artificiali e la cosiddetta intelligenza artificiale generativa. A come funziona? Tu puoi chiedere a software che utilizza l'intelligenza artificiale generativa di restituirti qualcosa, in questo caso gli puoi chiedere di restituire un'immagine sulla base di un prompt. Io provo a spostare la barra, forse dovreste riuscire a leggerlo, lo traduco in italiano così è un po' più comodo. Questa è sempre Midjourney, l'applicazione che abbiamo visto prima che genera immagini. Sulla base di un prompt, appunto di una richiesta in cui gli si chiede un'immagine fotorealistica di una centrale mareomotrice situata nel cuore dell'oceano e via discorrendo, il software è in grado, sulla base di quelle parole, sulla base di tutti i dati che ha già analizzato, di restituire, di fare un'ipotesi e di restituire quattro possibili immagini che rispondano alla nostra necessità. La maggior parte delle intelligenze artificiali funzionano in questo mondo, soprattutto quelle generative, cioè tu gli chiedi qualcosa e lui ti dà delle opzioni per cercare di capire cosa si avvicina di più a quello che gli hai chiesto. L'aspetto più interessante è che tutto quello che vedete in questa slide, il software l'ha derivato da un input testuale, cioè io semplicemente gli ho chiesto di fare qualcosa di simile e questo è il risultato. Cos'è l'intelligenza artificiale generativa? Di fatto è la creazione di nuovi dati, per nuovi dati intendiamo testo, immagini, audio, video, qualunque cosa vi dovesse venire in mente, sulla base dei dati già esistenti, quindi creare nuovi contenuti. A differenza dell'intelligenza artificiale discriminativa che vedevamo prima, il risultato non è una scelta, è un nuovo dato, è qualcosa che prima non esisteva e che grazie all'elaborazione dell'intelligenza artificiale e evidentemente alla persona che ha richiesto a quell'intelligenza artificiale di sviluppare quelle immagini piuttosto che quel testo, piuttosto che quella musica, di un dato che fino ad allora non esisteva ancora. La tecnologia alla base sono i modelli di apprendimento automatico, il machine learning che dicevamo prima, alimentati da altre tecnologie che avremo modo di vedere più avanti. Quindi come funziona? Io posso chiedere all'intelligenza artificiale di partire da un'immagine e di generarne un'altra secondo codici diversi, la Gioconda da un lato, l'immagine della Gioconda fotorealistica dall'altro. Posso chiedere all'intelligenza artificiale di prendere un'immagine e di immaginare quello che ci sarebbe stato intorno a quell'immagine se Leonardo non si fosse fermato alla cornice del quadro ma avesse continuato. E anche lì è straordinario come l'intelligenza artificiale, partendo dal quadro, partendo da tutta l'arte di Picco Eva a Leonardo, partendo da altri quadri disegnati dallo stesso Leonardo, è in grado di darci qualcosa di estremamente coerente rispetto a quello che vediamo sullo sfondo della Gioconda. E ugualmente posso chiedere all'intelligenza artificiale di riprendere quella Gioconda e di farla parlare come se fosse un'immagine animata. E ugualmente, però, io uso soprattutto le immagini perché penso che in una chiacchierata di questo tipo, guidata soprattutto da slide, le immagini possono essere più comode e più esplicative, però avviene lo stesso con altri tipi di input. Ad esempio, questo è uno screenshot di Google Gemini, che è l'intelligenza artificiale di Google, a cui io ad esempio ho chiesto sai dirmi cos'è il Formez e di che cosa si occupa, e lui, valutando tutte le pagine web dove si parla di Formez PA, chiaramente probabilmente partendo dalla nostra e poi da una serie di altre pagine, è in grado di farmi una sintesi di quello che il Formez fa. L'aspetto più interessante però è che se io ho la stessa domanda, l'articolo in maniera diversa, cioè gli dico immagina, vedete,
mi rivolgo come se mi rivolgessi a un collega per tornare a quello che diceva Sergio nella sua introduzione. Immagina di far parte di una commissione di valutazione che deve chiedere a un candidato di rispondere a tre diverse domande riguardo al format. Mi scrive le tre domande e farle in maniera sintetica. Quindi io gli do, il risultato è simile al primo, però l'intelligenza artificiale è in grado di comprendere il contesto della domanda che gli faccio e di darmi un output, cioè di restituirmi un testo coerente rispetto a quello che gli ho chiesto. L'altro aspetto interessante, torniamo un po' prima quando vedevamo Midjourney alle vari tipi di immagine che ti propone, che tendenzialmente le intelligenze artificiali sono estremamente consapevoli di andare per approssimazione, cioè tu gli chiedi qualcosa, lui ti propone una prima soluzione, però te ne propone anche altre. Nel caso di Gemini è interessante perché lui ti propone una prima risposta alla tua domanda in bozza. E poi te ne chiede, te ne propone un'altra e un'altra ancora, in maniera tale da cercare di avvicinarsi quanto più possibile a quello che gli hai chiesto. È molto, molto simile a una conversazione, cioè chiedi qualcosa e così come avviene nelle conversazioni tra amici e tra colleghi, si va un po' per approssimazioni successive per cercare il significato. Altra cosa che ci interessa particolarmente delle modalità con cui funzionano le intelligenze artificiali generative è la possibilità di interagire con i software in maniera estremamente nuova. Guardate, questo è un video che fondamentalmente mostra com'è che funziona la nuova release di Adobe Photoshop. Vedete qui si può, partendo da un'immagine e selezionando delle aree di questa immagine, chiedendo al software attraverso un input testuale, come sta facendo in questo momento, di riempire quella porzione di immagine con delle cose che gli chiediamo, si può partire da un'immagine completamente diversa e realizzare da una prima immagine e realizzarne una completamente diversa. L'aspetto più interessante è che tutto quello che avete visto, cioè tutta la modifica di questa immagine, è stata fatta soltanto cercando pezzi dell'immagine stessa, dell'immagine iniziale e chiedendogli degli input testuali. L'idea di trasformare input testuali in qualcosa che prima non esisteva è estremamente interessante e può anche essere applicata ad altre forme di restituzione. Questo, ad esempio, è un software relativamente recente, si chiama Suno, non so se vi è mai capitato di guardarlo. Fondamentalmente permette, sulla base di un input testuale, di generare una canzone. Quindi si accede al software, si fa un login molto rapido e in questo momento, ad esempio, io gli ho chiesto di scrivermi, di arrangiarmi, di creare la musica, di cantarci sopra, facendo una canzone in stile progressive rock italiano anni 70 su quanto sia bello seguire la formazione online sull'intelligenza artificiale in una mattina d'estate. Il software in pochissimi secondi mi ha generato una E una canzone che io le mattina faccio ascoltare in d'estate io ho scelto sottofondo. di imparare. Ha fatto tutto da solo, eh? Io non ho alcuna Sull'intelligenza competenza artificiale musicale, ho volevo semplicemente scritto quello che seguire la formazione che è già è. Qualche stato ritornello, sembra un po' un ideato. pezzo dei Pooh degli anni 90. Verso il futuro mi Però spingo, vedete com'è? sogni C'è di una forma di coerenza tra innovazione, quello che mi ha la chiesto e il sete di testo che mi ha restituito. conoscenza non conosce limitazioni. In questa danza con l'IA. Ed è veramente molto interessante la possibilità di prendere un testo, cioè le tre righe di testo che gli ho dato e l'input a cui lui è stato in grado di rispondere. Vedete anche qui alcune note. Considerate che il pezzo è scritto e cantato in italiano. Come vi dicevo, le intelligenze artificiali fanno base su dati già esistenti e sono in grado di, attraverso sistemi di machine learning, restituire nuovi output. Considerate che il testo è scritto in italiano ed è cantato in italiano e il modo in cui è cantato è insomma, anche l'arrangiamento, il ritornello, la voce della persona che canta. Lui mi chiede l'opzione: vuoi una voce maschile o femminile? Io ho pescato maschile, ma femminile più o meno veniva ugualmente armonica e ugualmente accordata. Partendo da tre semplicissime righe di testo e provando a raffinare ulteriormente, nel senso questo è il primo risultato. Se mi fossi messo a dargli ulteriori indicazioni, il testo avrebbe potuto migliorare, per quanto il pezzo già così sia diciamo, notevolissimo. E invece questo è un'immagine, questo è un video
del mio recente intervento a Gods of Metal di qualche anno fa. E vedete, tutto quello che vedete è generato automaticamente da un'intelligenza artificiale a partire da una mia fotografia che mi ha scattato una collega in corridoio qualche giorno fa a schermo intero. Ho scontornato la foto, gliel'ho data. Anche qui io non ho alcuna competenza di video editing, non saprei minimamente come fare a mettere mano un'immagine, a sostituire. Gli ho dato la foto e in 3 secondi il software è stato in grado di restituirmi questo video. È quasi pericoloso, nel senso questo in gergo si chiama deepfake, ed è la possibilità di partire da immagini che esistono e di animarle, di farle somigliare al punto da non riconoscere tra un video e un altro, ed è anche abbastanza strano, nel senso, ritrovarsi in questo modo. E io l'avrei potuto fare con qualunque altra immagine, con qualunque altra immagine a schermo intero mi avrebbe dato lo stesso risultato. L'aspetto su cui ci interessa davvero approfondire, soprattutto in questa prima parte, dei seminari, di questo primo seminario online, questo primo seminario del ciclo, è come evolve l'esperienza utente rispetto alla user interface, cioè, il modo in cui, di volta in volta, su esperienze diverse, software differenti, interagiamo con le macchine. L'aspetto più interessante di tutto quello che vi ho mostrato e più in generale del modo in cui funzionano queste applicazioni è che basta parlarci, cioè basta aprire l'applicazione, basta chiedergli delle cose e tutto quello che vedete a partire dall'immagine che vi mostro in questo momento è il risultato di un'elaborazione fatta da chiunque ha semplicemente la capacità di spiegare alla macchina quello che vuole ottenere. In principio erano le righe di comando, le persone della mia età, ma forse anche un po' più grandi, si ricordano quando ancora i computer funzionavano in questo modo, questa è una schermata di DOS. Successivamente l'esperienza utente si è evoluta ulteriormente attraverso le finestre di dialogo, che quelle che usiamo normalmente, quelle che io ho usato su PowerPoint per realizzare questa presentazione. Funziona così Word, funzionano così la maggior parte delle applicazioni dei nostri computer. Invece le intelligenze artificiali funzionano attraverso una richiesta testuale. Capite, questa cosa evolve completamente la capacità di una singola persona di sapere utilizzare un software. L'immagine, il brevissimo video che vi ho mostrato su Photoshop, permette veramente a chiunque abbia un minimo di immaginazione e abbia un'idea di quello che vuole ottenere, di prendere un'immagine e realizzarne una completamente nuova senza nessuna abilità di sviluppo su quell'applicazione piuttosto che su un'altra applicazione di photo editing. Ed è una roba assolutamente inedita, è una cosa che, con cui ci confrontiamo adesso e che pone degli interrogativi. Avremo modo di parlarne più a lungo, ma insomma cambia completamente il paradigma con cui si utilizza l'informatica. Quindi quello che avveniva fino a un po' di tempo fa è che quando si iniziava a utilizzare un software, era a parità di conoscenze, era indispensabile trascorrere del tempo. Quando io ho iniziato a usare PowerPoint per la prima volta, non avevo idea di come cambiare lo sfondo, di come aggiungere l'immagine, di come scontornarla, di come cambiare il colore di una freccia e via discorrendo. Quello che mi posso immaginare è che di qui a un po' probabilmente queste competenze non saranno più necessarie. Io semplicemente chiederò all'intelligenza artificiale di generarmi una slide dove c'è un asse cartesiano, da un lato le conoscenze, in basso l'esperienza, due curve che tendono entrambe verso l'alto, una un po' più stretta dove c'è scritto software IA e una un po' più lunga dove c'è scritto software tradizionale. Vedete, cambia drammaticamente il tempo necessario ad apprendere com'è che funziona un'applicazione. Ed evidentemente questo, e anche qui avremo modo di parlarne più avanti, incide anche sulla professionalità, nel senso che a parità di competenze una persona in grado di utilizzare un software di intelligenza artificiale è oggettivamente molto più avvantaggiato rispetto a una che utilizza il software tradizionale. Quindi anche qui, per generare l'immagine che avete visto, io ho usato un'applicazione che si chiama FreePic. Tutte le applicazioni di cui vi parlo che vi mostro sono tutte gratuite, trovate i link in tutte le slide, quindi se vi va, le slide le trovate sulla pagina di Eventippa, quindi se vi va di sperimentare un po' potete farlo veramente in autonomia in un istante. E anche qui io gli ho chiesto l'immagine di una donna che parla al computer e che
che insomma, si rivolge a un computer, vedete, anche qui mi ha generato queste prime sei immagini e poi se notate la finestra sulla sinistra c'è scritto custom, lui lì mi chiede come, cioè mi dà delle opzioni su come aggiustare questa immagine per tornare a quello che dicevamo prima, cioè i software di intelligenza artificiale diciamo, vanno molto incontro all'utente, quindi ti offrono delle opzioni, ti chiedono su quale ti vuoi concentrare di più e poi ti danno gli elementi per aggiustarlo. Chiudo negli ultimi 5 minuti a mia disposizione dicendovi subito dopo il mio intervento ci sarà l'intervento di Santino Luciani che vi racconta una delle esperienze Formez. Anche noi abbiamo utilizzato nel progetto che seguiamo da un po' di tempo che si chiama OpenGov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, abbiamo iniziato a utilizzare questo genere di tecnologia, lo facciamo su una piattaforma che si chiama Partecipa, lo facciamo in piena trasparenza, nel senso che diamo ovviamente in logica di accountability che è propria di un progetto che parla di governo aperto, raccontiamo quello che succede. La piattaforma Partecipa funziona fondamentalmente in questo modo, è una piattaforma che permette alle amministrazioni centrali di fare percorsi di consultazione pubblica, quindi ad esempio l'Agenzia per l'Italia Digitale che deve rivedere le linee guida sui dati in formato aperto, espone una bozza di quelle linee guida sulla piattaforma. E il software che alimenta la piattaforma, che si chiama Desilin, permette a tutti gli utenti di dare il proprio contributo su cosa vorrebbero trovare all'interno di quel documento. Chiaramente il discorso vale per le linee guida e vale per una o qualunque altra politica pubblica. E quindi noi sostanzialmente supportiamo le pubbliche amministrazioni nella fase di progettazione, di presidio della consultazione e di analisi del report finale, e in particolare sulla parte di analisi del report finale, da più di qualche mese a questa parte, nel momento in cui andiamo a elaborare i contributi inviati dagli utenti, ci facciamo aiutare dall'intelligenza artificiale per avere un'elaborazione più puntuale. E quindi, ad esempio, su questa consultazione promossa dal Ministero dell'Istruzione, dove l'oggetto della consultazione del Piano Nazionale Scuola Digitale fondamentalmente è quello che va a dare indicazioni sulla DAD, per chiarirci. Erano arrivate 1.600, se non ricordo male, proposte da parte di tutti i cittadini che hanno letto quel piano e che i docenti, piuttosto che i genitori degli alunni, piuttosto che gli stessi alunni, hanno dato la propria opinione. Per elaborare una quantità di commenti talmente grande, abbiamo utilizzato dei software di intelligenza artificiale per sistematizzare quelle che erano le istanze che arrivavano dalla consultazione. Lo abbiamo fatto anche in altre situazioni, ad esempio questa è una consultazione che si è conclusa da poco sul piano triennale della ricerca del sistema elettrico che copre il triennio 25-27. Anche qui chiaramente l'amministrazione che propone la consultazione poi legge i risultati, però per una prima valutazione su un tema di cui, come dire, noi ne sappiamo pochissimo perché è un tema estremamente tecnico e ha delle connotazioni molto molto specifiche, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di preelaborare le istanze che sono arrivate ai cittadini e la preelaborazione anche a valle di un confronto con i tecnici del Ministero è assolutamente valida e coerente. Ancora una volta per dirvi che se usate bene, se usate con criterio e in maniera puntuale su alcune particolari attività, sono una grandissima, questo tipo di tecnologia è davvero dà una mano enorme a chi sviluppa sistemi di questo tipo. Detto questo, io davvero vi ringrazio tutti, interrompo la mia condivisione, passo la parola a Michela per ecco di Michi. Sì, grazie Gianfranco, grazie per questa presentazione molto interessante e per le tue sperimentazioni. Allora, intanto dico a Maurizio che per i link alle app di cui ha parlato Gianfranco ci saranno le slide che verranno pubblicate su EventiPA e quindi là potrete andare a sperimentare anche voi queste app. E poi Gianfranco ci sono un po' di domande e risposte, quindi nel frattempo insomma puoi andartela a vedere. Guardate, apprezzo moltissimo la curiosità rispetto alle applicazioni che abbiamo utilizzato, è davvero, forse ve lo accennavo prima, ci ritorno, tutto quello che vedete si può fare senza, cioè semplicemente loggandosi a queste piattaforme, non c'è un abbonamento, tutto quello che ho fatto è assolutamente gratuito. L'importante è avere i link, puoi fare login e potete sperimentare in piena libertà. A te Santino, grazie ancora a tutti. Grazie. Bene, allora benvenuti, benvenute tutti e vediamo, diciamo, una realizzazione abbastanza recente di
diciamo, strumento basato sull'intelligenza artificiale che in qualche maniera cerca di evitare le famigerate finestre che oscurano. Ditemi se vedete bene tutto. Abbiamo Vediamo feedback. benissimo, Santino, Ok, grazie. bene. E quindi dicevo, questo è un progetto che è ancora in corso e la piattaforma è ancora in fase di evoluzione, ma pienamente funzionante. E questo è un servizio che abbiamo pensato per i piccoli comuni che hanno difficoltà rispetto al personale presente esistente a redigere degli atti che siano normativamente e giuridicamente perfetti. Come sappiamo, i piccoli comuni hanno dei funzionari che seguono tantissimi aspetti e non riescono a essere tuttologi. Quindi il Dipartimento Funzione Pubblica, che ha finanziato e voluto fortemente questo progetto, ha pensato di mettere a disposizione di tutti i piccoli comuni che hanno aderito a questa iniziativa, che sono stati 434, uno strumento molto semplice per aiutarli a fare una specie di prova del 9 sulla correttezza dei documenti che vengono redatti. Ma noi siamo andati un po' oltre. Allora, ecco, questa è la schermata di ingresso della piattaforma che abbiamo chiamato Legal Desktop e sono loggato come un comune Formez, chiaramente un comune inventato, ma sostanzialmente lo strumento è simile. Attualmente abbiamo attivato 246 aree individuali per altrettanti comuni che hanno, diciamo, dato l'assenso e dato l'interesse a voler sperimentarsi con questa piattaforma. Quindi entriamo subito nel vivo, c'è una possibilità di ricerca documentale che non è Google chiaramente, ma è una ricerca documentale che il comune può fare sostanzialmente su un archivio di documenti che sono propri del patrimonio che abbiamo costruito in questi anni. Abbiamo digitalizzato circa 250.000 documenti custom dei comuni, quindi elaborazioni specifiche dei comuni che abbiamo messo a sistema e che i colleghi degli altri comuni possono ricercare liberamente. Ad esempio, abbiamo fatto una ricerca di una determina di verde pubblico, sostanzialmente, e quindi è possibile inoltrarsi il documento, vedere, salvare il PDF, copiare il testo, eccetera, eccetera. Quindi si ha accesso pieno al documento come è stato redatto dal collega, perché spesso la difficoltà dei comuni è dire: oh, io devo fare una cosa, chissà come l'ha fatto il mio collega vicino di territorio, e quindi andiamo sostanzialmente a ok, scusate, rientro in piattaforma, sono uscito, mi ha buttato fuori quando ho aperto il sistema. Ok, il bello della diretta. Ecco qua. Rientriamo, ecco. E quindi adesso siamo entrati in Legal Desktop, quindi siamo entrati nel cuore del sistema. Abbiamo cercato di fare uno sforzo anche di usabilità, si diceva qualche anno fa, adesso si parla di user experience, quindi per aiutare un po' l'utente a ritrovarsi in un ambiente che conosce bene, che può essere un semplice foglio Word. Ora questo non è Word, ma siamo dentro l'applicativo che è l'area individuale del comune, tant'è vero che il comune sostanzialmente qui sulla barra di sinistra ritrova una certa alberatura. Questa l'abbiamo costruita con degli esperti, sostanzialmente, che hanno mappato circa 110 processi comunali, e quindi il comune che vuole sostanzialmente realizzare, ad esempio, un affidamento di beni e servizi sotto soglia, si va a scegliere sostanzialmente nell'alberatura corrispondente l'atto che gli serve, ad esempio, una determinazione di affidamento opera. E il sistema va a pescarlo e gli propone chiaramente il documento da qualche modo compilare con i dati collegati al comune. Ma fin qui nulla di eccezionale,
nel senso eccezionale è stato il lavoro che abbiamo fatto per raccogliere questi modelli, però ancora l'AI non fa il kick-in. Dove fa il kick-in? Dove entra in gioco l'intelligenza artificiale? Io ho aperto questo modello e chiedo all'intelligenza artificiale di analizzare il documento. E con una veloce analisi, l'AI identifica tutti i riferimenti normativi che sono contenuti nel documento, nelle diverse parti del documento, e mi dice in tempo reale, consultando in tempo reale nelle banche dati normative che l'AI è addestrata a andare a verificare, fare check, quali sono i dispositivi inseriti e quali hanno avuto degli emendamenti. Ad esempio, il decreto legislativo 267 del 2000 sostanzialmente ci dice la storia, sostanzialmente, che ci sono state delle modifiche nel tempo e quindi il funzionario comunale può consultarlo, diciamo, contestualmente mentre redige il proprio atto. Questa è un primo caso d'uso, quindi vado a scegliere il tipo di documento che a me serve. Secondo caso d'uso è una procedura. Io scelgo una procedura, ho dimenticato di farvi vedere una cosa molto interessante, è questa. Io ho seguito una procedura, ma sostanzialmente il sistema mi suggerisce anche delle informazioni. Attenzione, la determinazione e l'affidamento opera fa parte di un flusso procedurale. Ecco, quindi la determinazione affidamento opera che si trova in questa posizione allerta il funzionario regionale o comunale, scusate, hai fatto prima questi step procedurali perché se non l'hai fatti ti ricordo che devi fare prima queste attività e se non hai ottemperato le dovrei fare o anche che una volta che hai fatto la determinazione ti aspetta nel processo una serie di altri step. Questo, diciamo, è una specie di bussola che sostanzialmente è stata messa a disposizione del funzionario e che contestualizza il modulo scelto nell'ambito di un processo. Torniamo adesso, chiudiamo un po' di hamburger qua e là e andiamo sulla procedura. L'altro caso d'uso è la scelta di una procedura. Ad esempio, procedura di gara. Vado a creare una procedura e qui posso scegliere tra tutte le procedure che abbiamo mappato, vedete ce ne sono diverse, in questo caso vado a scegliere procedura di gara, in questo caso io ho raggruppati in un unico ambiente, in un unico luogo, tutti i documenti che mi servono per espletare una procedura di gara. E qui sostanzialmente mi posso andare a scaricare il documento, compilarlo e anche qui ho cliccato, adesso sta caricando, lo posso di nuovo sottoporre ad analisi e il sistema mi mappa tutte le ricorrenze normative che sono contenute nel documento. Attenzione, questo sistema, come dico spesso nelle presentazioni, non corregge l'italiano, nel senso che si occupa soltanto di verifica e di check-up normativo. E quindi, secondo caso d'uso, flusso procedurale. Terzo caso d'uso, io non voglio prendere spunto da nessun modulo che trovo nel sistema, nella mia area individuale, non voglio scegliere una procedura. Io mi ricordo che tempo fa avevo realizzato un certo lavoro e ce l'ho sul mio PC. Quindi vado ad aprire sostanzialmente la mia, vedete, siamo dentro chiaramente le cartelle di Windows e vado a pizzicarmi il file che magari avevo fatto un anno fa, un bando di mobilità. E qui ho appositamente inserito degli errori e vedremo il sistema come reagisce. Qui vedete che è un documento compilato sostanzialmente, a differenza degli altri che erano, diciamo, presentavano dei buchi. Qui è un mio documento che ho redatto e a questo punto, ok, però magari l'ho fatto 3 anni fa. E voglio verificare se tutto funziona. Ecco, anche qui mi mappa l'AI tutti i riferimenti normativi e in altri riferimenti però l'AI mi ha identificato due errori madornali che ho inserito io nel documento, quindi mi dice attenzione, questo riferimento è inesistente, quindi controlla bene che tu non abbia fatto qualche errore di digitazione e anche in questo caso un altro errore di digitazione probabilmente
magari era 79-10 invece 97-10, e quindi il funzionario è invitato a fare un check e a verificare che il dispositivo normativo che aveva pensato fosse effettivamente quello. Quarto caso d'uso per, diciamo, i più pigri sostanzialmente, li chiamo io, e qui si tratta di AI generativa che hanno citato sia il professor Talamo che il mio collega Gianfranco Andreola, e stiamo parlando quindi di non un check della AI su un lavoro preesistente, quindi in cui mi segnala degli errori, degli elementi di miglioramento, ma una generazione di un contenuto nuovo. E questo non è ChatGPT, è diciamo, un carotaggio su ChatGPT. Vedete, qui c'è ricerca contestuale, è stato fatto un'azione di programmazione puntando l'AI su determinati dispositivi normativi. Questo ci permette di avere un risultato molto affidabile in termini di elaborazione documentale. Mentre vi sarà capitato, insomma, in Bing o in ChatGPT, che a volte si chiedono delle cose e le risposte sono un po', diciamo, vaghe e magari anche imprecise, perché chiaramente se l'AI non viene addestrata a ricercare le risposte rispetto alla domanda in determinati archivi e escludendone altri, chiaramente si possono prendere, diciamo, delle belle cantonate. Questo è il nostro lavoro, il lavoro in evoluzione, e contiamo di rilasciare delle nuove funzionalità della piattaforma, come ad esempio il caricamento in back office dei modelli e altre, insomma, facilità per i funzionari comunali, e spero che vi abbia dato così qualche elemento di stimolo, di riflessione, perché chiaramente questa tipologia di soluzione è adattabile anche ad altri contesti, non soltanto al contesto prettamente normativo. Vi ringrazio per la vostra attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie mille Santino, diciamo che ho visto nella chat, ma anche le domande, una specie di ola di entusiasmo da parte dei partecipanti, perché lo ritengono uno strumento estremamente utile, anzi molti chiedono se questo tipo di programma si può estendere anche a PA centrali o regionali e quant'altro. C'è anche qualche domanda nelle domande e risposte. E quindi non so se già puoi dare una breve Sì, risposta a chi ha fatto. assolutamente. Si può fare una richiesta a Formez, funzione pubblica, e possiamo costruire, tra virgolette, sulla base del core, diciamo, della piattaforma che è cedibile in riuso gratuito, gli adattamenti dei moduli, che chiaramente una cosa sono i processi amministrativi di piccoli comuni, altra cosa sono i processi amministrativi di un grande ministero oppure di una grande regione, che servono chiaramente degli adattamenti ai modelli e insomma, degli adattamenti di funzionalità. Però noi siamo assolutamente a disposizione, insieme al fornitore che è TIM, che ha realizzato dal punto di vista dello sviluppo, sotto la nostra supervisione progettuale e di analisi, come Formez, quindi siamo a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche che sono interessate a fare anche degli adattamenti o delle evoluzioni di questa soluzione. Un'altra domanda, ce ne sono varie, comunque un'altra domanda è se si può prendere in riuso il sistema. Sì, come vi dicevo, il sistema è cedibile in riuso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e quindi, diciamo, da questo punto di vista, come insomma, siete sicuramente più esperti di me, fare una domanda di riuso è abbastanza semplice, ci sono dei modelli anche precompilati che si possono inoltrare al Dipartimento di Funzione Pubblica, e poi Funzione Pubblica declinerà, diciamo, le modalità per il riuso della piattaforma. Un'ultima domanda, poi magari te le guardi, sono dalle 12:52 in poi quelle che ti Sì. riguardano. C'è uno strumento integrabile nei sistemi di gestione documentale in uso? Bella domanda questa, è bella domanda, Bella. però ho anche la risposta, perché diciamo che abbiamo sviluppato un add-in, cioè abbiamo progettato e Tim ha realizzato un add-in per integrare Legal Desktop dentro Word. Quindi c'è un bottone dentro Word e cliccando questo bottone si accede direttamente a Legal Desktop in mezza finestra. Adesso non posso mostrarlo perché io chiaramente
Insomma, dal punto di vista non posso installare gli add-in, sono problemi tecnici interni, però sostanzialmente chi è amministratore della macchina può farlo e quindi è un add-in scaricabile, lo metteremo su Microsoft Store probabilmente e quindi anche questo è un elemento, diciamo, utilizzabile e messo a disposizione del pubblico. Benissimo, grazie mille. Santina, è anche molto interessante il lavoro che avete fatto prima, perché poi l'intelligenza artificiale si basa sui dati che gli diamo noi, quindi immagino che il lavoro precedente, diciamo, allo sviluppo vero e proprio dell'app sia stato grandissimo, anche solo catalogare, archiviare, mettere insieme tutti i documenti, insomma. Sì, è stato un grande lavoro e ringrazio tutti i comuni che ci hanno aiutato e anche quelli che non hanno voluto aiutarci perché, come sapete, spesso un funzionario va da vigile urbano a tagliare l'erba e fanno, poverini, qualsiasi attività, si prestano a mille cose e quindi in quel caso noi abbiamo fatto un brutale download da operazione trasparenza di tutti i documenti che il comune insomma ci ha dato l'autorizzazione a dare in pasto all'AI per fare l'elaborazione di questi modelli che avete visto sulla barra di sinistra. Benissimo, grazie mille. Adesso diamo la Grazie parola a Maurizio Gomoli del CSP Monte anche per ascoltare, insomma, l'esperienza, cosa stanno facendo per le pubbliche amministrazioni a livello di sviluppo di servizi per l'intelligenza artificiale. Grazie Maurizio, a te la parola. a voi. Ciao, grazie Michela, innanzitutto grazie dell'invito, buongiorno a tutti i colleghi e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Vado a condividere le mie slide. Allora, cosa facciamo come CSI Piemonte? Innanzitutto, alcune cose le avrete già sentite nel corso della mattinata. Chiaramente non facciamo cose particolarmente creative come i video sul palco dove si balla, ma facciamo cose utili per il lavoro di tutti i giorni, che però non, come dire, condividono alcuni aspetti con le tecnologie di intelligenza artificiale, anche generativa, che abbiamo visto questa mattina. Allora, innanzitutto io, un brevissimo riepilogo, chi è il CSI Piemonte? Molti ci conoscono sicuramente, molti magari no. Noi siamo il partner tecnologico della pubblica amministrazione, siamo un consorzio di enti pubblici con sede in Piemonte, 136 enti consorziati, e con un insieme di servizi digitali che potenzialmente può interessare il 20% della popolazione italiana, ragionando sul bacino di utenza dei nostri clienti. Ultimamente ci siamo allargati molto, e questo è anche un fattore importante degli ultimi anni, a livello nazionale. Siamo nati in Piemonte, ma come vedete, varie città metropolitane e altre realtà a livello nazionale hanno deciso di consorziarsi. Quindi, come dire, stiamo portando i nostri servizi anche al di fuori del Piemonte. E siccome noi facciamo tecnologia e innovazione per la pubblica amministrazione dal 1977, quindi da quando i computer erano cassoni grossi come una stanza, ogni volta che una tecnologia innovativa fa la sua irruzione sul mercato, in questo caso quella dell'intelligenza artificiale è un'irruzione molto scenografica, perché nel giro di veramente 2 anni ha stravolto il panorama tecnologico di ogni persona, non soltanto della pubblica amministrazione, ma proprio di ognuno di noi. È chiaro che abbiamo iniziato nell'ultimo anno a indirizzarci molto verso le soluzioni di intelligenza artificiale al servizio tanto della pubblica amministrazione, che poi sono i nostri clienti, quanto dei cittadini. E questa nostra attività l'abbiamo indirizzata attraverso 3 filoni distinti, che vanno a toccare alcune cose che già sono state in parte raccontate. Il primo è l'automazione intelligente dei processi, il secondo sono quello degli assistenti digitali conversazionali e il terzo quello delle analisi predittive. Iniziamo col primo, l'RPA, la Robotic Process Automation. Cosa significa? Significa, in maniera molto pratica, andare a automatizzare con l'intelligenza artificiale tutte quelle operazioni routinarie a basso valore aggiunto, che di fatto portano via molto tempo agli operatori umani.
facciamo questa distinzione, ma che di fatto non sono operazioni di grande responsabilità. Parlo di cose come la classificazione delle mail, le protocollazioni in entrata o in uscita, attività di questo tipo che conoscete bene, lavorando tutti per la pubblica amministrazione, sono onerose dal punto di vista dell'impegno e del tempo che portano via. Quindi automatizzare questi processi significa che noi li rendiamo il personale delle pubbliche amministrazioni più operativo, più efficiente, riduciamo il numero degli errori e queste soluzioni permettono anche di adattarsi a contesti sempre nuovi. Quindi è un campo di attività in continuo progresso. Per fare un esempio, lo abbiamo applicato alla gestione della tassa auto della Regione Piemonte per classificare, analizzare le mail in uscita e in entrata con la cittadinanza in maniera da velocizzare il tempo di risposta e anche rendere più efficiente il lavoro degli operatori regionali. Questo non è soltanto una questione di comodità, ma è una questione di risparmio anche economico, perché quelle persone che riescono, quelle risorse che riescono ad essere liberate da queste attività grazie a queste soluzioni possono essere impiegate dall'ente per altre operazioni, altri lavori sicuramente più significativi. Quindi il vantaggio, diciamo, è una situazione win-win per tutti. Altro campo, scusate, sono andato troppo avanti. Altro campo, quello dell'analisi documentale, cioè noi possiamo, grazie a soluzioni di intelligenza artificiale, analizzare documenti, grandi mole di documenti, per, come dire, in questo caso dare sì valore aggiunto e aumentare l'efficienza delle persone. In questo caso abbiamo avuto una collaborazione con Indire per l'analisi dei piani formativi delle scuole italiane. Quindi anche in questo caso è un altro tipo di automazione che non va a impattare sulle cose più routinarie, ma va, come dire, a rendere più, a potenziare la capacità degli operatori, in questo caso, per velocizzare alcuni tipi di analisi e quindi poter prendere decisioni migliori e capire come indirizzare le proprie attività. In questo caso sono state oltre 1.400.000 le pagine che sono state analizzate e classificate. Poi ci sono gli assistenti digitali conversazionali. Stamattina è stato citato la nostra Camilla, che adesso vi racconterò. L'idea in questo caso è quella di semplificare il rapporto fra la pubblica amministrazione e le persone. So che è una frase questa che quando si parla di innovazione pubblica si sente ormai da diversi anni, la semplificazione del rapporto col cittadino, mettere il cittadino al centro, eccetera. Però in questo caso veramente con questi digital human assistant stiamo assistendo, scusate il gioco di parole, a proprio un cambio di paradigma, perché tu puoi parlare in linguaggio naturale a questi interlocutori digitali, avere risposte in linguaggio naturale e in maniera molto intuitiva, anche già solo per il fatto di avere a che fare in alcuni contesti, non in tutti per motivi ovviamente di risorse computazionali, con un vero e proprio avatar molto definito, molto anche somigliante a un essere umano. E quindi questo permette anche di avere delle interazioni molto più empatiche e abbattere quelle che sono potenzialmente le barriere di accesso a un servizio. Questa è la nostra Camilla, è una prima realizzazione a cui siamo giunti dopo mesi, abbiamo iniziato a lavorare più o meno subito dopo l'estate. Camilla è appunto il prototipo di Meta Human Assistant. E cosa fa Camilla? Camilla fondamentalmente ha due grosse ambiti di utilizzo. Innanzitutto Camilla può essere utilizzata in un totem, qui vedete un prototipo, con funzioni di accoglienza, ovvero noi l'abbiamo fatta esordire
Lo scorso aprile a Torino c'è stata la Biennale Tecnologia, che è un grosso evento che il Politecnico di Torino organizza per avvicinare la cittadinanza, le persone ai grossi temi etici, tecnologici dell'innovazione. Ebbene, noi abbiamo portato questo totem con Camilla, programmata per dare informazioni sul programma della giornata. Quindi i visitatori. I visitatori che venivano al Politecnico di Torino potevano interrogarla vocalmente per sapere a che ora iniziasse un appuntamento di loro interesse, dove si trovava, eccetera, eccetera. E devo dire che, pur essendo stato veramente un test, ha avuto un grande successo, c'era parecchia gente, perché proprio come dire, invoglia l'interazione a questo tipo di soluzioni. Ovviamente. L'importante in questo caso è la base dati, quindi le istruzioni che diamo a Camilla e che possono essere veramente di qualsiasi ambito in multilingua e quindi per qualsiasi tipo di evento o di location. Penso ad esempio a una SL che può dare informazioni sui percorsi, sugli orari, sulla dislocazione logistica delle varie strutture. Per esempio, a giorni la inaugureremo qua nella sede di Torino del CSI per dare informazioni sulle nostre attività, sulla nostra sede, su dove si trovano gli uffici dei colleghi, dei manager, eccetera. Quindi chi di voi vuole passare da Torino può, o passa da Torino per altri motivi o è di Torino, lo aspettiamo volentieri per dargli una dimostrazione. L'altro campo di attività è quello dell'utilizzo come assistente nei servizi online. Quindi in questo caso Camilla, non con tutta la potenza della grafica del totem, ma come chatbot evoluto, può aiutare alla compilazione dei moduli, per esempio, dare informazioni, guidare l'utente o addirittura essere attiva, quindi prenotare direttamente un passaggio a un ufficio comunale o uno sportello regionale. O addirittura, come dire, ci stiamo lavorando per fornire direttamente un certificato. Quindi io chiederò a Camilla di avere un certificato di residenza, lei non mi dirà più dove devo andare per compilare i dati per avere il certificato, ma mi darà il certificato direttamente. La stiamo sperimentando anche in questo caso sul nostro prodotto che si chiama Città Facile, che è una suite per i comuni con un insieme di servizi che vanno dai servizi anagrafici alla prenotazione di appuntamenti per l'appunto e che sarà potenziata, quindi sarà Camilla Powered, come diciamo qua in CSI. L'ultimo aspetto, anche questo molto importante, è quello delle analisi predittive, cioè coniugare la potenza dell'AI con l'enorme mole di dati che vengono generati dalle fonti più disparate, che tutti conosciamo, dal web, dai sensori che ci sono installati nelle nostre città, per poter fornire scenari predittivi che aiutino a prendere decisioni informate e a, come dire, pianificare meglio i propri interventi. Un piccolo esempio, con l'Università di Torino abbiamo fatto un'analisi per lo studio delle carriere degli studenti, di 190.000 studenti che hanno avuto il loro percorso universitario dal 2006 a oggi, 90 corsi di studio, e abbiamo messo in piedi un sistema predittivo delle carriere scolastiche degli studenti universitari. Oppure abbiamo il nostro modello di Urban Digital Twin, anche questo un nome, un tema molto noti, molto conosciuti, anche al grande pubblico sta iniziando ad essere conosciuto come tema, perché praticamente noi possiamo ricreare un modello digitale di un territorio, tipicamente di una città, per andare ad applicare queste soluzioni di intelligenza artificiale sui dati che vengono generati dalle amministrazioni di questa città. Possiamo capire quali zone della città sono più energivore e quindi capire come andare a intervenire sulle infrastrutture, sul sistema di illuminazione. Possiamo capire la gestione e la pianificazione dell'edilizia scolastica. Possiamo capire l'uso del suolo, inteso come cantieri, eventi pubblici, e quindi permettere alle amministrazioni di pianificare, per esempio,
la cantieristica nelle varie zone della città in maniera ottimale per andare a impattare meno sulla viabilità della città stessa. Quindi i campi di applicazione sono veramente molti. Quello che ci dà l'intelligenza artificiale è la capacità di interpretare i dati. Lo facevamo già prima, ma chiaramente anche in questo caso si scala di un livello, si va a un livello di velocità e di precisione, di efficienza sicuramente molto, molto maggiori. In conclusione, noi non stiamo facendo solo queste tre cose, questi tre filoni, chiaramente. A breve avvieremo tutta una serie di attività anche di comunicazione e di marketing su questo tema. Abbiamo un portfolio di soluzioni che è in continuo aggiornamento, ma quello che mi preme ricordare in chiusura è che l'AI fa paura, è stato ricordato nel corso della mattinata, fa paura perché sembra prendere decisioni autonome, come dire, anche la letteratura ci gioca su queste cose, ma il CSI e la pubblica amministrazione non possono prescindere da una AI che sia responsabile, etica e inclusiva, cioè le attività del CSI per i nostri enti consorziati e le attività della pubblica amministrazione sono di default totalmente compliant a quelle che sono le normative italiane e europee per la garanzia dei dati, la sicurezza della privacy, eccetera. Quindi quello che è l'attività di un ente come il CSI Piemonte, di un'azienda come il CSI Piemonte, è per una AI appunto responsabile, etica e inclusiva. Sono tre parole molto importanti, noi le concretizziamo ogni giorno nel nostro lavoro, così come fanno tutti coloro che lavorano per la pubblica amministrazione. E cerchiamo anche di dar vita con le nostre attività di formazione a una conoscenza e un uso consapevole dell'intelligenza artificiale e della tecnologia in generale. Quindi con questa nota, diciamo, di rassicurazione volevo chiudere il mio intervento e ringrazio ancora tutti quanti, spero di essere stato nei tempi e se ci sono domande molto volentieri siamo a disposizione adesso o in futuro per rispondervi. Grazie. Grazie mille Maurizio. Sì, è arrivata già qualche domanda anche per te, visto che appunto sei l'ultimo, te le pongo direttamente in modo Vai. che chiudiamo. Allora, una è un po' un'osservazione, nel senso che tutte le assistenti virtuali tendenzialmente sono donne. Allora, c'è una domanda di Morena che chiede: è previsto anche un modello maschile di assistente? Perché effettivamente tendenzialmente. Guarda, no, ma è un tema. Abbiamo fatto un'analisi, chiaramente. Molte sono donne, sì, è vero, perché abbiamo fatto un'analisi di benchmarking su quelle che sono le soluzioni di assistenti digitali, soprattutto per la pubblica amministrazione. In effetti, la maggior parte di esse sono di genere femminile. Noi abbiamo in cantiere la realizzazione di un modello maschile anche. E non so se si chiamerà Camillo, non ne ho idea, spero di no, gli daremo un altro nome, se no diventiamo un po' maniaci, però generalmente posso dirvi che proprio dalle indagini che abbiamo fatto sono di genere femminile e hanno anche tutte più o meno lo stesso tipo di abbigliamento, che l'abbiamo definito un business casual, con questa terminologia che fa tanto moderno, ma in realtà vuol dire come ci vestiamo tutti per andare al lavoro oggigiorno, quindi da una giacca, una camicetta. Ci sono anche degli uomini, noi ne stiamo sviluppando uno. Abbiamo iniziato a lavorare su un modello femminile per il semplice fatto che la sperimentazione è nata su un modello femminile. E come tutti sapete, anche noi come CSI, non abbiamo i budget, di Google e di Amazon, quindi abbiamo proseguito nello sviluppo di quel prototipo e siamo arrivati a una fase matura di realizzazione. E adesso che invece stiamo ragionando in termini di investimento futuro, abbiamo in cantiere una versione maschile. Ci piacerebbe poter far scegliere ai nostri clienti, e dare ovviamente la possibilità di avere sia un assistente femminile, uno maschile, e l'ideale sarebbe anche un gender neutral, su cui però lavoreremo in progressione perché, ripeto, Vediamo, vediamo,
Vogliamo approfittare per dire adesso che Gianfranco Andriola è un avatar, così Ma con quello diciamo, sfondo creiamo, potrebbe così essere. creiamo subito un Esiste equilibrio. Gianfranco. Glielo invidio quello sfondo, un bellissimo punto di giallo, lo guardo da quando abbiamo iniziato. È un Eh giallo Maccols, è un giallo che sì. Esatto, contrasta bene sia col nero che col bianco, quindi mi sembra. molto bello. Quindi sì, Allora, avremo un avatar maschile prima, spero presto. un'altra domanda per Maurizio è la responsabilità delle risposte e anche la qualità, no? C'è chi dice che comunque poi a volte anche gli stessi dipendenti pubblici, no, danno magari risposte diverse su un determinato tema, quindi come si garantisce la qualità della risposta? Allora, io posso rispondere su questo sul caso pratico, cioè l'avatar che rispondeva, che risponde, risponderà su materia CSI. Bisogna addestrarlo. La fase di addestramento è molto onerosa, ma è significativa. Tu non puoi soltanto, ovviamente anche il nostro avatar si basa su una versione di ChatGPT, quindi di AI generativa, però noi la addestriamo, il che significa proprio un continuo controllo delle risposte e delle fonti. Dobbiamo dargli una selezione di fonti che siano sicure e certificate, dobbiamo lavorare sulle domande, dobbiamo ridurre al minimo le aberrazioni, ovvero le risposte sbagliate che può dare. Ci va tempo, è chiaro che per quanto ChatGPT sia divertente, presa come utente privato, cioè io vado lì, mi collego al sito, gli faccio delle domande, mi diverto a farmi scrivere le cose sullo stile di Ungaretti, non puoi farlo chiaramente se il servizio è un servizio pubblico. Quindi è fondamentale la fase di addestramento, che nel momento in cui questa assistente digitale verrà implementata su servizi di un comune o di una città, sarà cruciale e dovrà essere svolta in stretta collaborazione con il personale dell'ente coinvolto, e chiaramente l'obiettivo è puntare al meglio, quindi puntare a fare in modo che quello che dice l'assistente virtuale sia quello che dovrebbe dire ciascun operatore dell'ente, quindi la risposta, tra virgolette, giusta, non equivocabile. Ok, ci stanno arrivando tantissime domande. Non so se Gianfranco nel frattempo ha dato un'occhiata e Io ho vuole dato rispondere a qualcosa. un'occhiata, guardate, ho visto che ci sono fondamentalmente, tra le varie domande ci sono due filoni. Il primo è sulla responsabilità. Io penso che valga la pena ribadire che tutto quello che abbiamo visto nel momento in cui produce servizi, l'intelligenza artificiale non fa da sola, nel senso può elaborare, può aiutare, lo diceva Maurizio, lo diceva Santino, Sergio all'inizio, insomma è comune a qualunque altro intervento, ci aiuta ad elaborare pezzi di servizi che già esistono, però alla fine la responsabilità resta in carico alla persona che lo gestisce, cioè non, semplicemente non prende il sopravvento, non sostituisce, va supervisionata. È interessante, lo diceva bene Maurizio un attimo fa, come la possibilità di supervisionare un'intelligenza artificiale permette alla stessa intelligenza artificiale di apprendere e di sbagliare sempre meno. Però la responsabilità finale in carico alla decisione, e per decisione intendo veramente qualunque cosa vi dovesse venire in mente, supportata dall'intelligenza artificiale, resta alla persona, cioè il dipendente, comunale che realizza l'atto di cui parlava sentivo prima con le tecnologie che abbiamo visto. Nel momento in cui lo firma, si assume la responsabilità di quell'atto. Usando l'intelligenza artificiale ci ha messo meno a farlo e ha ridotto le possibilità di errori. Santino diceva bene, se c'è una legge citata male, te lo suggerisce, quindi quell'atto non verrà annullato e impugnato una volta via via, però la responsabilità resta in carico a chi ha firmato. E questo, Secondo. fra l'altro, mi Vai, Sergio. permetto, Gianfranco, se ti interrompo, ma perché molte altre domande sono invece centrate sul rischio di perdita di posti di lavoro, che in realtà proprio quello che dice Gianfranco minimizza moltissimo, perché proprio perché la responsabilità resta sempre dell'amministrazione o della persona, è evidente che servono delle persone che sappiano maneggiare questi strumenti, non soltanto per fare un lavoro di qualità. Perché una qualsiasi Camilla o Camillo che sia, per dare al cittadino delle risposte, è stato detto prima da Maurizio, deve avere qualcuno che queste risposte le valuta e le aggiorna e le completa.
ma anche per motivi di responsabilità rispetto a qualsiasi atto. Quindi, a mio parere, servirà a creare da un lato delle social media policy per l'intelligenza artificiale. Social media policy hanno creato tantissime soluzioni nell'ambito dell'uso dei social. Nell'intelligenza artificiale serviranno delle policy nazionali, neanche più limitate. Ci sarebbero dovute fare anche nell'ambito dei social, però diciamo che per l'intelligenza artificiale servirà una IA Media Policy nazionale. E poi dei manager, delle IA, delle persone esperte che sappiano gestire la qualità del servizio e certificare comunque sempre il rilascio di documenti. Quindi, a mio parere, se alcune persone si possono trovare superate dalle tecnologie, moltissime altre avranno degli spazi oggi neppure impensabili. D'altra parte, io che vengo dal giornalismo, ricordo bene quando le rassegne stampa si facevano a mano, era un copia e incolla fatto con il ritaglio, e non è che il fatto che si siano create delle strutture che la realizzano in modo automatico abbia tolto lavoro con la comunicazione all'interno dell'amministrazione, perché anzi si gestiscono più facilmente attività di contenuto e meno attività invece adempitive, magari in questo caso addirittura di ritaglio di Me lo ricordo anch'io quel periodo. carta. Eh sì, purtroppo qualche anno ce l'abbiamo un po' di memoria, sì. Va bene, io direi che allora poi tante domande sono riguardo anche la privacy, quindi la regolamentazione, ma questi temi li vedremo nei prossimi webinar e in particolare nell'ultimo, quindi diciamo non vorrei approfondire in questo momento questo tema, forse c'è un po' il tema, Sergio, delle notizie, il problema delle fake news, no? Quello, sì, le fake news sono un problema in generale, è evidente che sono un problema del nostro tempo, il famoso deepfake. Ma in questo momento ci sono varie soluzioni allo studio per riconoscere la notizia che la stessa intelligenza artificiale, la stessa tecnologia è in grado di valutare. Esistono anche un problema di bollinatura delle notizie che però io vi ricordo esiste anche nell'ambito dei social, perché anche lì le bufale che girano sono pericolose allo stesso modo, non è molto diverso dalla costruzione di una notizia con l'intelligenza artificiale, solo che in quel caso è evidente che il contenuto può essere elaborato in questo modo. Tuttavia, l'intervento critico della persona è sempre fondamentale perché nessun articolo fatto con l'intelligenza artificiale potrà ottenere un risultato se non è sempre visionato e revisionato. Quindi una base di lavoro non la vedo come un problema, perché il problema è che il prodotto finale arrivi all'utente attraverso una mediazione ed una capacità critica del giornalista. Che comunque ha la Sì. responsabilità del pezzo, anche se lo genera con l'intelligenza artificiale, sia lui che. E Esatto, quindi sì. esatto. Io che per esempio insegno nelle università so benissimo che alcuni documenti possono essere prodotti a questo punto, soprattutto in remoto, non in modo autonomo dallo studente ma è evidente che basta una domanda per scoprire poi, no? Quindi in tutti i campi è possibile verificare quanto questo lavoro sia stato un partner del brainstorming, come dice il vicepresidente di Microsoft, oppure una scorciatoia. Ma questo penso che avvenga in tutti i casi. Anche quando si inventò la calcolatrice si diceva che la matematica sarebbe stata dimenticata, ma in realtà non è stato così. Certo, benissimo. Va bene, non so se c'è qualcos'altro, qualche altra domanda a cui volete rispondere, adesso sono diventate veramente tante, quindi magari cerchiamo di analizzarle per la prossima volta, vediamo Sì, io un'altra le ho data. lette al volo e moltissime delle questioni emerse le tratteremo nei prossimi seminari, quindi davvero un ottimo modo per continuare a seguirci per i prossimi due appuntamenti. Va bene, allora, visto che si è fatta anche l'ora di pranzo, io ringrazio tutti, volevo avvisare tutti i partecipanti che sono automaticamente iscritti a tutti e tre i webinar, quindi ci vediamo giovedì Era, c'è una prossimo. bella. C'è una bella domanda di un collega che dice: ma tutti quelli che fanno front office oggi? Ecco, io mi piace proprio dire, perché è una domanda precisa, chi fa front office oggi avrà una knowledge base molto più attendibile, veloce e interessante da gestire. Non sarà di meno di prima una persona mandata allo sbaraglio, perché se potrà lavorare insieme a Camilla o a Camillo, è evidente che sarà un regista. Di un insieme di funzionari virtuali che potranno fare il lavoro che oggi lui deve fare con una difficoltà enorme. Quindi è proprio l'esempio classico di come potremo forse avere meno front officer, ma più
specializzati e quindi quali professionalmente più motivati, che Sì, e avranno un lavorare aiuto. magari alle invece domande più difficili in modo da incrementare Esatto, l'IA, no? diventando Quindi da quasi un addestrato. back Diventa un office di Camilla. addestratore di IA. Sì, Sì. esatto, proprio così. Va Scusa se ti ho bene. interrotto, ma mi sembrava interessante questa domanda. Certo. Va bene. Allora, io ringrazio tutti. Allora, stavo dicendo che i partecipanti sono tutti iscritti anche al webinar del 20 giugno, quindi del giovedì prossimo, e del 27, che probabilmente riapriremo qualche posto nel pomeriggio, magari allarghiamo un po' di più, perché ovviamente le iscrizioni non corrispondono mai al 100%, normalmente siamo sull'80% oggi. E che troverete le slide condivise dai docenti e la registrazione sulla pagina di EventiPA. Io vi ringrazio, ringrazio i partecipanti, ringrazio voi relatori e ci vediamo giovedì prossimo. Un saluto. Grazie a tutti. Grazie a Buona tutti, buon giornata a tutti. lavoro. Arrivederci. Arrivederci.